Giulia, il primo posto dove vi siete conosciuti? Allora, eravamo ad una festa vicino a Bergamo O ed era mezza una la festa sento, adesso privata ascolto di un bene. amico che avevamo in Ora comune. non la senti più. Ok. No, te sentiva, te Ah, ho le sentiva. cuffie un po' alte, ok, ora non la sente più. Prova a parlare, Giulia. Mi sente? La Sì, senti? no? Boh. No, zero, vabbè, ma Perfetto. sentivo poco prima, sti cazzi. Vabbè. La vita è Ah, quindi faticosa. ti ha sentito. No, a poco, poco, poco. Tu vai avanti, Giulia, tranquilla, come se non ci fosse un domani, vai. Ok, allora, niente, era un festino di un amico che avevamo in Ok. comune e ci siamo conosciuti che io stavo Uno ballando sulla sua canzone. shooting. Ok. Ok. E Non ti niente. smetto di rispondere a Ok, questa Mambo, dove siete conosciuti la prima volta? domanda. Dove siamo conosciuti o dove siamo visti? Dove siete Conosciuti. conosciuti, Conosciuti. conosciuti? Sta Alla pensando, festa. eh? Ok, una festa. Vabbè, ci sta. Comunque la risposta è abbastanza chiara. E quando è invece la prima volta che vi siete dati un bacio, un bel bacio, un bel limone, non so come, immagino un limone. Dove è stata? Giulia, rispondi prima tu. È stato in un hotel a Jesolo. Mi sembra fosse Jesolo. Ok. Mambo, dove è stato? State dove o Dove, quando? Tipo dove? dove o quando? Dove, dove, È in una stanza. Ok. Di se cosa? ridi, bro. No, no, Se beh. ridi, bro. La tecnica funziona sempre, ci sta, ci sta. Ok, Era ma in un ti ricordi anche il luogo, il posto? in una stanza, fra. Vabbè, ci sta. Ci sta, voglio insistere, voglio insistere. Prego, David, domanda numero 3. Allora, Giulia, il piatto preferito di Mambo, e dopo mi risponde Mambo che mi dice il suo piatto preferito, che poi mi dice quello di Giulia. Quindi, Giulia, Ma il il suo è riso bianco col pollo. riso bianco col pusso, ok. Mambo. Qual è il tuo piatto preferito, Mambo? Il mio piatto preferito. Vabbè, ma dipende, è difficile, non c'è un piatto preferito, secondo me, nel senso, chissà cosa ho detto. Se dovessi sceglierne uno? Ma non c'è proprio un piatto preferito, sì. Comunque tipo, boh, che ne so, riso e pollo. Ah, ah, ah. Invece il piatto preferito di Giulia, Mambo? E dipende come sta presa la ragazza. È Se sincero? dovessi proprio Sì. dirne uno? Minchia, così no, sono mezzo sotto pressione, tipo, hai capito? Prova, Quindi prova a pensare al suo cazzo. stomaco. Guarda, non ne ho uno, quindi sarà Ma che ne difficile. so? No, scusa. boh, non lo so. Un po' di tutto. Roba Po' di etnica comunque. zucchero, ok. Vabbè. Roba etnica, Roba etnica, va bene, roba va bene. etnica. Roba elti, elti, Ah, no, elti, sana, roba sana, roba ok. sana. Chiaro, chiaro, chiaro. Giulia, il tuo piatto preferito? Ma se dovessi proprio scegliere Ah. sarebbe pizza, carbonara. Ah, vabbè, proprio quello che ha detto Mambo, pizza e carbonara. Ok, i broccoli, va bene. Va bene, David, prego, se vuoi fare un'altra domanda, hai il libero arbitrio. Vado? Tocca a Sì. me. Vai, certo, David. Allora, Giulia, il primo viaggio che hai fatto con Mambo, dove è stato? Da Tenerife, dove sono adesso. Ah, bomba. Mambo, dove hai Mambo? portato Giulia la prima volta? Ok. No, vabbè, allora siamo stati insieme tipo alle Tenerife. Ok. E quanto siete stati? Ah, un buon settimana, decine di giorni. Poco. Chi è che è stato il primo a dire, se ovviamente è già successa questa cosa, non vorrei ovviamente mettermi in difficoltà, ma chi è stato il primo a dire ti amo? Giulia, rispondi tu. Oddio, penso lui. Ciao. Ok, Mambo, chi è stato secondo te? Ma secondo me sono stato io. Ok, anche come Ah. gliel'hai detto? Se posso. Ho detto porco Dio ti amo. Vero? Vabbè, oh. Ci sta.
ho detto porco Dio quanto ti amo. Ok, ok, beh, comunque un modo comunque abbastanza family friendly per esprimere il proprio amore, sì. Ci sta, no? Mi piace, mi piace. Vabbè Giulia, immagino che tu sia stata contenta di ricevere questa blasfemia affiancata con un amore romanzato. Vabbè, comunque no, vai, andiamo avanti. Tutto bene, tutto bene. Andiamo avanti, andiamo avanti. David, prego, prossima domanda. Tocca a me, eh? Sì. Vado io? Ok. Giulia, qual è la tua canzone preferita di Mambo e la tua canzone preferita in generale? Ma non lo so. Cioè, se proprio avessi dovuto dirne una senza conoscerlo, dicevo diretto banda. E un in generale scaccolo libero. Oddio, non ce l'ho, però sì, ascolto rap per i cani. Quindi sarebbe stata tipo cani? Una di no, che c'entrano i cani? Ho detto domenicani. Ok. Cani. Quindi sì, sarebbe stato tipo una di XXXTentacion. Ok, Lil Peep. Ok. Ok. Ok, ok. E qual è la tua canzone? Vabbè, ok. Mambo, secondo te qual è la sua canzone preferita tua? La sua mia canzone preferita? Ah, che ne so, sarà... No, dai. Sarà Twerk, boh. Ma non penso. Boh, okay. Non so. Cioè, sai, non ho sentito Giulia che ha detto qual è la canzone preferita. Qual è la tua canzone preferita di Mambo, Giulia? Twerk. Ah, ok. Okay. C'è una certa affinità, c'è una certa affinità in questa risposta, devo dire. Assolutamente, assolutamente. Giulia, qual è la prima volta, cioè la prima volta che avete fatto sesso coincide con la prima volta in cui vi siete dati il primo bacio? Sì. Mambo? Sì. Mi sembra. Ok, allora, adesso apriamo una piccola parentesi, giusto per poi addolcire quando entriamo nella zona rossa, ma Giulia, puoi dare un voto alla prestazione di Mambo la prima volta? Allora, ero ubriaco, più o meno, c'era un po' brillo, quindi insomma, anch'io. Ok, quindi un voto? Insomma, non siamo... boh, direi... 8. Ok, 2. Bene. Mambo, no. Secondo te che voto, che voto ha dato? Stai cappando. Stai cappando, amico. Comunque, cos'è che devo dire? Secondo te, cioè, anzi, dai tu un voto alla prestazione di Giulia, perché vabbè, non sono ovviamente solo gli uomini a dover essere valutati, perché non siamo degli oggetti. Certo. Da un voto alla prestazione di Giulia. Ho fatto io la roba. Chiaro, chiaro. Ho fatto io la roba. Chiaro, chiaro. Quindi ci sta. Anzi, facciamo come tipo la roba delle Iene. Tipo che dovete dire io, lei o io, lui, ok? Okay. Okay. Anzi, fatelo con le dita, indicatevi, così almeno è più bello anche da vedere. Come, okay. No dai bro, è proprio cap se mi indico, dai. No vabbè, facciamolo dice. Poi sono comodo. E lui. No, allora dite, aspetta, io lui o io lei. Dai. Ok, chi è il più permaloso? Lui. Mamma, vai, rispondi anche tu, proprio rispetti insieme. Ah ok, dipende in certe situazioni, però ogni tanto potrebbe essere lui, forse ogni tanto, poi di più io di lei. Ok, chi è il più geloso, gelosa? Ma nessuno dei due. Penso sempre lui. Ok. Anche se neanche tanto. Rubino, puoi aggiungere anche tu ovviamente. Allora, chi è il più positivo tra i due? Io. Boh, difficile. Penso lui. Ok. Chi è il più talentuoso? Lei. Oh. Ok. Vabbè, non esiste solo la musica. Esistono un sacco di cose. Oh, io direi lui. Ok. Per la carriera che ha avuto. Oh, bella cosa entrambi. E chi è il più... Cioè, chi è quello che dorme di più? Il più pigro? Io. Lei. Ok.
Chi è quello che ha più voglia di fare sesso di solito? Io. Ok. Io. Rubino, prego. Chi è il più affascinante? Ehi. Non lo so, io direi lui. Ok. E chi è quello più fissato con i vestiti? Lui. Minchia. Tutte e due. Forse un po' di più. Chi è quello che potrebbe più uscirsene un giorno dicendo voglio fare un figlio? Forse io perché sono più vecchio. Io sicuramente no. Ah, Ok. ammazza. Ok. Chi è il più romantico? No, questo qua è Lei. difficile, penso entrambi. Ok. Chi è il più bello? Lei, dai. Io. Siamo tutti d'accordo che lei è più bella di me, cazzo. No, dai, perché? Però comunque, C'è una domanda però, c'è vabbè. una Vai, domanda, Davide. Timo. C'è una domanda. Allora, Giulia, il regalo più bello che ti ha fatto Mambo? Oddio, non lo so, ma proprio regalo fisico o più anche, che ne so, sorprese? No, il regalo proprio che per te ha contato di più, cioè quello che hai detto che è il più bello. Sì, ma... Vogliamo dire fisico? Fisico. Ok. La mia borsa. Oh. Bello. Cosa? Con Chi ce te, l'avete? Giulia, con te, Giulia. Ah, ok, no, dico, cioè, romantico. Ok. Qual è il regalo più bello che gli hai fatto a Giulia, quello che ha detto lei, secondo te, Mambo? Ah, cazzo, non so. Sarà la borsa. Ok. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci Ci siamo, siamo ci siamo. proprio. Devo dire che ci siamo. David, se abbiamo qualche ultima domanda, poi possiamo anche entrare nella zona rossa. Ci siamo già un po' scaldati, la categoria protetta ormai è abbastanza superata. Sì, Quindi, dai, zona dai, rossa, dai, oh, let's go. non vede l'ora anche Mambo. Non Andiamo. vede l'ora anche Vado? Mambo. Vabbè, vado zona rossa, adesso a fare domande di rito. Vai, prego, Vai, David. perfetto. Zona rossa. Allora, vado, Ma eh. sempre primo io, sempre prima io. Prima Giulia e poi Perché? Mambo. Vabbè, allora faccio prima Mambo e poi Giulia, a me è uguale. Sì, dai. Vado giù. Prima Mambo, ok. Vai. Allora, la posizione preferita tua, Mambo. E Però poi mi dici dipende, quelli. che Mi cazzo, dici. non so, dipende come sono preso, sono stanco, mi metto sul lato, hai capito, se sono preso Ma bene, tipo. frate, hai Ho già capito, risposto. dipende, Ah. dipende, Se dovessi sceglierne una? Abbustinate. dovessi sceglierne una, Abbustinate figa. fra, i nomi non li so, sì, ti dico proprio, che cazzo, non è che so i nomi, ti dico le posizioni, fra, Te lo dico io il nome, non ti preoccupare, io come ci si sto. chiama, bravo, Ci sto fammi un una po' di cifra. scuola, allora, fra, è presente, fra, se devo proprio sceglierne una, che cazzo ne so, allora, lei girata, stesa, e io sopra, fra, ciao, Ma volando, Ah, tipo, ok. come bro? No, se è di laterale è il cucchiaino. Il cucchiaino, sì. No, ma cioè, tipo, Come quando a spacca. 90 vuol dire? No, se è stesa. Ah, No, tipo, se è stesa. ok. Sì, hai capito, no. Sì. Ok. Giulia, qual è secondo te la posizione preferita di Mambo? Con lui sopra. Sicuramente. E tu? E tu? La tua? Oh. No, e tu dove sei messa? Ah, io sono messa Ma è sotto. Ma se lui sta girata. sopra, Vabbè, ho scusa. capito, ci sono due lati possibili. Sì, no, secondo me la pancia in giù. Oh. Come me la pancia in giù, tipo distesa. Ok, la tua preferita invece? Sempre quella. Ah, Ah. ok. Bello, bello. Quindi già Ci sta. c'è una cosa molto positiva. Ok. Prego, David. Allora, chi è il
Mambo, l'unica cosa che non ti piace mentre... L'unica cosa che non ti piace, la cosa che più non ti piace. Mentre... Ah, mi si deve avvicinare al bucio di culo. Ah, sono d'accordo. Niente di Dino. Sono d'accordo, sono d'accordo. Giulia, secondo te qual è la cosa, anche se magari potreste averlo già capito, qual è secondo te la cosa che non, a cui non, cioè, proprio che non piace a Mambo? Prova a pensarci bene. Durante l'atto, tipo? Sì. Non lo so, non baciarsi? No, prendo le distanze. Sono su Twitch. Prendo le distanze. No, un'altra cosa. Prova a pensare a dove esce la cacca. Vabbè, così hai detto, però. Sì, no, infatti ho capito, sì. Ok. Perché tu a volte hai provato a mettergli un braccio in culo? No. Cioè, senso... Certo. Ah, un braccio, addirittura. Ok. Fisting su Mambo. No. Ok. Vabbè. E te, Giulia, invece c'è qualcosa che proprio non ti piace durante l'atto? Sì, anche a me quello... Ah, ok, quindi... Ma non ti piace proprio la ricezione? Ah, ho capito. Ma combinata una domanda dopo questa cosa. Vabbè, ora cominciamo a sviluppare la domanda successiva, che probabilmente sarebbe stata Mambo. A te piace invece fare anale? No. Ok, quindi no. Siete sulla stessa lunghezza d'onda, perché lei comunque non ha comunque piacere avere qualcosa nel culo. Bravissimo. Ok, perfetto. David, prego. Allora, Mambo. Vai. Che ridi, si muove. No. Dove ti piace venire? Let's go. Dopo, quando sei proprio in fuoco. Dentro, fra. Col preservativo o con altre precauzioni? Cosa? Ci sono particolari precauzioni o... No preservativi. Ok, allora. Giulia, utilizzi qualche metodo anticoncezionale differente dal preservativo? Sì, la pillola. Ah. Ok. Secondo te, come ha risposto Mambo? Dove gli piace venire proprio quando sta... 100% ha detto dentro. Ah. Ok. Però si conoscono, si conoscono bene. Vabbè, fanno sesso, la maggior parte... ci manca solo. Vabbè, te credo, cioè... Molto dico in generale. E Mambo, il secondo posto in cui preferisci venire, se c'è? Afra, ti dico la verità. Ti piace venire? Per terra, ti come per terra? Te lo giuro. Ma che cazzo è? Sto dentro hotel, poi fanno le pulizie, ma a me che me frega? Diamo lavoro. In che senso? Ma è tipo su altre parti del corpo, addirittura magari la parte quella, insomma, dove ci sono gli occhi e il naso? No, fratello. No. Non ti piace? Vabbè, proprio. Vabbè, oh. Giulia, secondo te che ha risposto, Mambo? L'ho detto. Infatti l'ha detto. Però detto, io, sinceramente, avrei detto sul culo, Ok. Risposta diversa. Attenzione. Abbiamo una piccola discrepanza di...